Salve a tutti, in questa lezione vi insegnerò a dipingere dei pomodori ad acquerello. Se siete interessati a vedere la lezione integrale, potete richiedermela cliccando nel primo link in descrizione. Iniziamo subito con preparare un disegno. Io ho preparato un disegno con una matita HB. Il soggetto appunto sono dei pomodori. I materiali che ci occorrono quali sono poi? Lavorando con gli acquerelli, appunto ci occorrono gli acquerelli. Io uso sempre questi in godè, che io preferisco. Pennellini, potete avere un pennellino, quello che è in dotazione, ma anche pennelli d'acquerello per stendere l'acqua e per poi rimuoverla gradualmente. Una spugna che ci servirà per rimuovere il colore o per asciugare il pennello. Potete avere anche dei pennelli di varie misure e possiamo avere anche un pennellino di questi con serbatoio. I materiali, diciamo, sono diversi, però potete scegliere quelli che vi tornano più comodo. Inizio col bagnare lo sfondo. Bagno abbondantemente, ma non che l'acqua, diciamo, crei delle pozze. Perché lavorando bagnato su bagnato verranno effetti molto sfumati e quindi la prima cosa da fare è proprio di bagnare il fondo e andare a mettere questo leggero strato. Poi, aspettando che sia un pochino asciutto, vado a mettere quelle che sono, diciamo, le parti sempre dello sfondo, però aspetto comunque che lo sfondo sia un po' asciutto, oppure se in queste parti io non ho messo l'acqua sotto, posso iniziare già da subito. Inizio come sempre da un tono medio e poi vado a scurire o a schiarire, per esempio rimuovendo anche il colore con il pennello, passandolo prima dalla spugna che vi ho detto. Vado a fare le ombre dello sfondo perché ho già calcolato dove vengono i miei pomodori e quindi con un gioco di luce e ombre andrò a dare il volume. Sono fondamentali questi aspetti di luce e ombra proprio per creare il volume e dare il volume a tutto il mio lavoro. Inizio poi con dei pomodori che sono nello sfondo e quindi sono sempre più scuri, accento sempre di più anche le ombre e piano piano poi andrò a lavorare anche tutti i pomodori in primo piano usando un rosso, vedrete che è un vermiglione scuro, partendo da un vermiglione scuro, poi unito a un carminio, poi terra di siena bruciata, un nero, si possono usare, diciamo, vari arrivarci al colore rosso con varie tonalità usando anche colori diversi in base alla tavolozza che avete. Logicamente qui ora non sto lavorando bagnato su bagnato, ma sto lavorando bagnato su asciutto e lavoro un po' alla prima, mettendo di già il colore, per esempio dove vedo che è il pomodoro più chiaro, metto già un giallo e poi cercherò di unire. Qui dove avevo bagnato, invece vado a ripassare un po' il contorno proprio per dare il senso del volume. E piano piano a fresco vado a sfumare, lascio le parti bianche, non ho usato il mascheramento, quindi devo già da subito essere in grado di sapere dove vanno i bianchi e quindi lasciarli, salvaguardarli. Se ciò poi non ci fossi riuscita, posso sempre intervenire, per esempio, con una matita bianca, con un gessetto oppure meglio ancora con dell'acrilico bianco. Si può comunque sempre ripulire se è ancora fresco con il pennello e rimuovere, diciamo, alcune parti di colore per rischiarire. Vado poi sempre più a dettagliare e concludo facendo anche tutti gli altri elementi del soggetto. Procedo sempre alla stessa maniera, lavorando bagnato su asciutto e sfumando alla prima. Vado ad intervenire poi anche sullo sfondo per creare un po' più uno stacco e vedrete come poi ripassando tutto per velature, a questo punto vuol dire che io rintervengo sul mio lavoro con un altro strato, un'altra stratificazione. Mentre la sfumatura si fa bagnato su bagnato, come vi ho detto altre volte, la velatura si fa bagnato su asciutto. E quindi vedete qui per esempio rintervengo con delle velature riscurendo su un foglio che
la parte sotto a questo punto è completamente asciutta e vado a inserire un altro strato di colore. Le ombre si possono fare appunto in due modi, si può già creare la parte di ombreggiatura sotto e poi intervenire a velatura, oppure come ho fatto io in questo caso lavorando alla prima, mettendo il colore per caricamento. E logicamente questo sarà oggetto di una mia prossima lezione per spiegarvi appunto queste differenze, perché magari dette a parole non sono così ben chiare come se vi faccio invece una dimostrazione. Come potete vedere, dettaglio sempre più tutto e uscirà sempre più fuori il volume. Logicamente, più avete tempo, più ci lavorate, più rintervenite, più verrà veritiera la vostra rappresentazione. Con la gomma vado poi a cancellare le parti di lapis che mi erano rimaste a vista e termino mettendo proprio gli ultimi dettagli. Grazie per avermi seguita, spero il video vi sia piaciuto e se avete richieste su argomenti particolari scrivetemelo pure in descrizione. Questo è il lavoro finito. Grazie se mi lasciate un like e vi iscrivete al mio canale. Thank you.